Sì, nel caso. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qua nella mia stanza cosmeticosa per farvi vedere una ricettina secondo me perfetta per l'estate. E mi chiedo come mai io ancora non vi avevo mai fatto vedere questa cosa, che è veramente fantastica per la pelle del viso, è veramente un toccasana, un rimedio naturale fantastico, a costo praticamente zero, pari a zero, è molto molto efficace, perfetta in estate perché io la trovo ottima da fare ad esempio dopo il sole, dopo una giornata al mare, ma anche perché no, comunque tutto l'anno, non è stagionale insomma, perché è molto lenitiva, idratante, antirughe, antirossore, antisegni, antimacchie, quindi anche purificante per la pelle, comunque rende la pelle molto più bella, luminosa, veramente io adoro questo rimedio e quindi spero tanto che vi piaccia, mi raccomando supportate i video di cosmetici naturali con tanti pollici in su, tanti like, così se vedo che voi mi sparate tanti like, ovviamente capisco che questo video vi è piaciuto e ovviamente registro subito immediatamente nei prossimi giorni tante altre ricettine, ve le carico così a bomba una dietro l'altra. Ragazzi, gli ingredienti sono veramente pochi. Il più importante è questo qua, è un avocado praticamente ammollato, è praticamente un avocado molto molto maturo, perché l'avocado spesso io lo trovo in tutti i supermercati, però a volte è duretto, quindi io faccio in questo modo, fate come me. Compro tipo 2-3 avocati e li lascio così all'aria a maturare. Ancora meglio se lo metti ad esempio vicino a della frutta, vicino a un cesto di banane. In questo modo matura. Solo quando è maturato lo metto in frigo, così magari per avere un effetto anche refrigerante, rinfrescante. Prima di tutto vado ad aprire il mio avocado, che è molto molto maturo, perché se è comunque duro l'avocado, questa maschera non mi viene bene, deve essere molto molto morbido, perché appunto deve diventare una crema. Vi accorgete che è morbido appunto giusto quando praticamente col cucchiaino potete così prelevarlo e mangiarlo anche. Io lo adoro, io adoro l'avocado. Spalmato sul pane con un po' di sale e limone. Infatti questa cremina la potete alla fine anche mangiare, quindi vabbè, parliamo della ricetta cosmetica, sì. Comunque con una sciotolina ci andiamo a versare il nostro avocado e ne metto praticamente una metà della metà, quindi perciò ho detto anche a costo zero, veramente non mi viene a costare nulla. In questo modo lo verso qui dentro, ecco qua, ho messo nella sciotolina il mio pezzetto di avocado, praticamente un quarto di avocado. A questo punto ci aggiungo un po' di miele, che è ottimo anche il miele come lenitivo, antibrufoli e veramente antirughe, è fondamentale il miele, io quindi nelle mie maschere viso lo metto sempre il miele, quindi un bel cucchiaino di miele così bello pieno, succoso. E infine un po' di succo di limone. Il succo di limone ve lo straconsiglio soprattutto se avete le impurità sulla pelle, quindi ad esempio brufoli, punti neri, ma anche macchie e segni, perché il limone è schiarente per le macchie, illumina il viso, lo purifica, chiude i pori, i punti neri, i pori dilatati, tutto. Quindi ci metto anche, non tutto, una spruzzatina. Quindi a questo punto vado a mescolare. E vedete che praticamente poiché l'avocado è molto morbido, diventa proprio una crema, cioè diventa proprio una crema, quindi una consistenza perfetta per spalmarselo. E veramente questa è una delle maschere migliori che io vi consiglio di fare, perché l'avocado è un ingrediente molto molto nutriente. Io in passato vi feci anche un impacco per capelli con l'avocado, e che è ottimo sia per il viso che per i capelli. Infatti questa maschera volendo la potreste applicare anche sui capelli, perché no, è molto nutriente, idratante, fantastico, contiene l'olio di avocado che come sapete è un antirughe naturale. Vado a spalmare sul viso, io uso direttamente le mani perché comunque anche se va a finire sulle mani, sulle dita, comunque è qualcosa di molto idratante e nutriente che non va a danneggiare le mani, anzi può fare solo bene, quindi approfitto e faccio anche un massaggio alle mani. Okay. È fantastico, un profumo buonissimo, che voglia di... Sì, nel caso. Lo massaggio anche
avete delle scottature, ad esempio, se siete nati dal mare, potreste anche applicarlo, ad esempio, sul collo, sul décolleté, se avete dei rossori, è straconsigliato perché è molto molto lenitivo, spegne i rossori, oppure ad esempio dei pruriti, di zanzara, se la pelle vi tira, è secca, è fantastico. Quindi se vi resta, non lo buttate, ma spalmatelo piuttosto anche sulle mani, sul décolleté, sul corpo, che è veramente un rimedio naturale super prezioso. A questo punto lasciate in posa per un quarto d'ora, questo lo potete tenere abbondante sul viso perché è veramente qualcosa di molto delicato e di lenitivo che vi fare solo bene, quindi magari vi stendete e vi rilassate 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Ma... eccoci finalmente in bagno per rimuovere la maschera. Guardate, io uso una di queste qua, sono quelle che si bagnano, e, però semplicemente perché non ho quella là, non trovo al momento quella là, la spugnetta quella là classica, quindi userò questo. Comunque qualsiasi spugnetta va bene. Se vi va a finire in buco non vi preoccupate, perché comunque è una roba, insomma, commestibile, acqua tiepida, quindi non bollente, quasi fredda. Ok. Oh, bellissima, morbida, bellissima. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatevi un bel pollice in su, consigliate questa maschera anche alle vostre mamme, anzi preparatela obbligatoriamente per mamme, zie, sorelle, per tutti, e consigliatela anche alle vostre amiche che hanno magari delle rughette d'espressione, perché questa è ottima anche per le rughette, per chi ha i brufoli, per chi ha la pelle secca, oltre che come dopo sole, è veramente un trattamento di bellezza fantastico. Ah, mi raccomando, guardate anche sul mio blog www.caritadolce.com, dove vi scrivo un post correlato con tutte le info, quante volte farla, tutte le sostituzioni, eccetera, tutte le cose. Ah, come sono bella morbida. Ciao!